Il Museo archeologico di Elea Velia come struttura irrinunciabile, sì all'uso appropriato delle risorse pubbliche, no agli sprechi, lo fa sapere il presidente della Codacons Cilento, Bartolomeo Lanzara, in una intervista ai nostri microfoni. Devo dire che il Codacons ha agito con delle richieste agli atti. Prima per sapere del finanziamento che è stato stanziato dal Ministero delle Infrastrutture sulla galleria dismessa delle ferrovie. Questo perché nel 2005 la stessa galleria era stata oggetto di finanziamento per la sua ristrutturazione ed utilizzata a deposito. Alcune dichiarazioni rilasciate alla stampa da parte dell'ex direttore del parco archeologico di Pestum e Velia parlavano di realizzazione di un nucleo museale all'interno della galleria. Quindi il Codacons ha ritenuto opportuno, a tutela degli interessi dei cittadini, capire cosa realmente si intende fare con questo finanziamento di 7.660.000 nel Parco Archeologico di Velia. Perché noi riteniamo che innanzitutto la galleria non può essere utilizzata come area museale perché è inadeguata e quindi riteniamo che l'unico museo che Velia debba avere è un museo di superficie, come sostenuto anche dal comitato civico rappresentato da Caterina Cammarano, dal senatore Castiello e da altri senatori che hanno presentato una mozione al Senato, sono 50 parlamentari, per chiedere chiarimenti e informazioni su quale intervento deve essere fatto all'interno di questa galleria, perché spendere tutti questi soldi senza ottenere poi un risultato concreto per noi rappresenta uno sperpero di denaro pubblico, per cui noi vigileremo per capire come vengono spesi e se ci saranno insomma delle spese che non hanno nessun tipo di finalità concreta, noi le segnaleremo alle autorità competenti. Grazie.